buongiorno. Buongiorno. Caro mio, se io dovessi scendere da una scalinata, franerei proprio. Sono terribile. Saremo in due. Sono in tre. Imbranata. Forse in tre, ma. Forse in tre. Però ci hai portato dei fiori e un tripudio di colore, di bellezza. Sì, sì. Oggi facciamo un dolce buonissimo, la Pavlova. Oh. La conoscete, la Pavlova? Come no? È un dolce a base di meringa, quindi albumi, zucchero. È semplicissima da realizzare. Possiamo anche già incominciare a lavorare se volete. Ma... Però prima c'è qualcosa che, come lo fa Giacomo, nessuno. Potrei anche cantare gli ingredienti di Sanremo. No, ve la risparmio, ma vi dico che vi occorrono per fare la Pavlova 150 grammi di albumi a temperatura ambiente, il che vuol dire 5 albumi circa, 225 grammi di zucchero semolato, un cucchiaino di fiori disidratati o qualche fiore fresco, un cucchiaio di maizena e un cucchiaino di aceto bianco. Allora, parliamo di questo dolce. Naturalmente abbiamo la frusta elettrica che ci aiuta, però io, che sono un po' sadica, quando faccio lezione ai miei ragazzi dico: dovete imparare a montare gli albumi a mano, prego, volete provare anche voi? Io, come se fossi un allievo. Perché, certo, perché ragazzi, quando le fruste si rompono, che facciamo? Non lavoriamo? Esatto, se non c'è la corrente, che allora, facciamo? Non la facciamo la Pavlova. Noi dobbiamo montare bene questi albumi, ho detto a temperatura ambiente, perché così montano più facilmente, sono più stabili. Non mettiamo il famoso pizzico di sale. No. Perché? Perché non lo mettiamo? Perché? Perché oggi interroga la monastero. Perché quando voi mettete il sale, è vero, si stabilizza la meringa, ma dopo un po' incomincia a rilasciare il suo liquido, no? Incomincia a smontarsi. Quindi ha un senso mettere il sale soltanto se poi la meringa va usata immediatamente, ma se deve aspettare un pochetto è bene non farlo, perché si smonta. Va bene? Va bene. Cioè, otteniamo l'effetto contrario. Quando io avrò montato benissimo questi albumi circa fra 40 minuti forse. Sì, con questo ritmo mi Rita, a parte certo, che a un certo a parte punto che però il movimento deve essere di polso, vedi, di polso, io muovo il polso. Okay. Non lo faccio così, polso. Bene, vai. Vediamo, ecco, polso. A parte quello, incominciamo ad aggiungere lo zucchero. Lo zucchero, la dose che abbiamo dato, la dobbiamo aggiungere in tre fasi separate, non tutto insieme, sennò viene un mappazzone. Quindi mettiamo una prima, un terzo, una parte, montiamo, poi aggiungiamo l'altra parte, poi aggiungiamo l'altra ancora. Va bene? Veloce. Mi sei slogato il polso. Veloce, animo, Rita. Animo. Poi alla fine aggiungeremo anche una bella cucchiaiata di maizena. La maizena è l'amido di mais. E poi anche un cucchiaino di aceto, quello ve lo metto subito. L'aceto come mai? Infatti, ecco, perché? Perché secondo voi perché mettiamo l'aceto? L'aceto lo mettiamo perché dobbiamo togliere quel sapore di albume. Questo è un dolce che dentro rimarrà morbido, cioè la meringa non secca dentro, la meringa della Pavlova dentro è morbida, quindi noi dobbiamo togliere quel sapore di albume che altrimenti è molto evidente. Come quindi, quando lo usiamo per lavare i piatti per togliere l'odore di uovo. Ecco, praticamente è la stessa cosa. Quindi ogni volta che facciamo le meringhe possiamo usare l'aceto? Guarda, quando fai la meringa non è necessario, perché la meringa vera e propria secca nel forno, si asciuga per 6-7 ore a temperatura bassissima, 40-50 gradi. Quindi cuoce dentro effettivamente, essendo secca tu non senti comunque il retrogusto dell'albume. Invece quando noi lavoriamo in questo modo e realizziamo la nostra Pavlova lasciandola morbida all'interno, abbiamo proprio quel sentore di albume e noi lo vogliamo eliminare. Rita, io invece ho dei sentori di mal di polso qua. Quindi da queste adesso, parti, che dobbiamo adesso fare? Adesso subentriamo con okay, questa, Ale. Lavoriamo non sento bene. Sento l'applauso da quell'altra, grazie. E che applauso vuoi? Cioè... Però è stato bravo. No, tu gli vuoi tanto bene. Insomma, grazie, dopo, grazie. Dopo 5 minuti stiamo ancora lì. Però sì, sei stato bravo e poi io dico ognuno il suo mestiere, no? Tu nella Rita, vita di non solito... Non essere così severa con noi oggi. No, si è impegnato. Stiamo giocando, è stato bravissimo, bravissimo. Rita, c'è da dire che ci sostiene sempre. Assolutamente. Anzi dice, tutti quanti devono provare a cucinare. Assolutamente. Quindi è bene buttarsi, è bene... Noi scherziamo, ci divertiamo. Sì, giochiamo, giochiamo. Dai che ci divertiamo. Modo.
Quindi io adesso andrò avanti a montare questa meringa sino a che non vedrò il becco d'oca. Vi spiego cos'è. Il becco d'oca è quando io sollevo la frusta e da essa pende un pezzo di meringa, come un becco di un'oca. E quindi lì vuol quella dire è la che prova che la meringa è pronta. A quel punto la sporzionerò, la metterò su una teglia coperta a carta forno e infornerò, e poi vi spiegherò anche i tempi di cottura e tutto. Rita, mi sei riposato il braccio, quindi potrei riprendere a montare un altro po'. Prego, vai. Nel frattempo tu vai a montare però, dai. Allora, voi continuate a montare, voi a casa continuate perché so che qualcuno ha iniziato a montare gli albumi d'uovo e noi fra un po' andiamo un attimo in pubblicità, ma ritorniamo, vi porteremo nel parco archeologico più famoso al mondo, un viaggio a Pompei. A tra poco. Qui si continua a montare a suon di musica. Allora Rita. Allora, in realtà qui si è già finito di montare, io ho già finito di montare la meringa perché tu avevi sapientemente lavorato. Sapientemente, ho fatto la base io, poi Rita ha contribuito, ma... Quindi quella meringa che io ho, che tu hai preparato, deve essere sporzionata, naturalmente lo diciamo agli amici che ci ascoltano da casa, su una teglia coperta di carta da forno. Diamo le forme che vogliamo, io ho scelto di fare delle monodosi, va bene? Se no fate una bella torta grande. Dopodiché deve andare nel forno e deve cuocere a lungo, diciamo un paio d'ore, sui 80-90 gradi. Se avete la funzione ventilata è meglio, perché la funzione ventilata aiuterà la meringa ad asciugarsi dentro. La temperatura con la funzione ventilata resta sempre la stessa? Diciamo la puoi abbassare leggermente. L'importante è che la vostra meringa resti bianca, ragazzi. Guardate, vedete? Ecco, allora io vi faccio vedere perché io le ho tirate fuori dal forno magicamente. Allora, queste sono le meringhe come piacciono a me, di questo colore. Ci sono a volte alcune pavlova che sono un po' più caramellizzate sulla superficie, ciò dipende dalla temperatura che viene impostata sui 110-120, quindi per un'ora e 10, un'ora e un quarto di tempo, meno tempo, e rimane più cremosa dentro e più scura in superficie. Invece a me piace così. L'indicazione quindi, poi ulteriore che dà sempre Rita, è state vicino al vostro forno. Bravo. Non mettetevi a fare chissà che altre cose, cioè, perlomeno fatele, ma guardatelo in forno. Controllate, perché tante persone impostano il timer e se ne vanno a fare altre cose, eccetera. E poi cosa succede nel forno? Noi non lo sappiamo, ma nulla di buono generalmente. Bisogna sempre controllare. Va bene, adesso ho montato la panna, ho riempito una sacca a poche, anche per voi più tardi lavorerete se volete con la sacca a poche. Io sto finendo di riempire la mia e incomincerò a guarnire, poi quando verrete da me di nuovo guarniremo insieme, se volete. Con perfetto. Fiori e frutta. Io non vedo l'ora. Allora, Giacomo, noi ci spostiamo. Sì. Civita Monastero, che quest'oggi sta preparando la pavlova. Un dolce che uno dice, ma come fare in casa la pavlova? Si può fare, perché se ci insegna Rita di farlo, si può fare. Ma sì, che ma a questo punto io vedo proprio un tripudio qua di fiori, Rita. Qui ci siamo, ragazzi. Adesso lavorate insieme a me. Se lavoriamo, guardate, ma che belle. Guardate che ma belli che meraviglia. Questi. Fiori, c'è anche dell'oro. Frutta, oro, argento. Che bello, abbiamo di Giacomo. Tutto. E adesso, sacca a poche. Tocca a noi? Fiori e frutta. Buon lavoro, amici. Dai, allora. Allora. Qua, prendiamone una. Sceglietene una. Questa grande, grande. Ecco, dai. Allora, andiamo. Metti qui, Giacomo. Vuoi venire anche tu, Giacomo? Avete sì, volevo solo ricordare vi che anche la per mia, questo vi occorrono 300 grammi di crema di latte, lamponi e fiori eduli. Ma sì, quello che volete. Però, allora, tu lavori con questa. Giacomo, vuoi venire a lavorare con la mia sacca a poche? Guarda. Tu sai che la sacca a poche non è proprio una delle mie passioni. Io però lo so, ma dobbiamo lavorare. Che devo fare, dei ciuffetti garbati? Fai quello che vuoi. Guarda le mie pavlova che ho decorato già. Ragazzi, mi aspetto grandi cose da voi. Mi raccomando. Io calerei un po' con le aspettative, però mi aspetto grandi cose da questa sei migliorato. Pavlova che comunque... Mamma mia, ma che bel lavoro. Ok. E qua ci possiamo sbizzarrire naturalmente io con bambini. Io ho fatto un cuoricino. Bravissimo. Vi piace? Molto. Beh, andiamo verso San Valentino, quindi ci siamo. Però continuate a decorare. Ancora? Abbiamo anche altre meringhe. Ah, io mi ero abbiamo fermata. I lamponi, ragazzi. Abbiamo i lamponi. Qui c'è della... Ci sono dei bellissimi fiori secchi, questi me li ha regalati mio marito a Cortina. Ma che bello! Guardate quanto sono belli, li volete un pochetto? Ma si mangiano? Sì, sì.
rigorosamente. La cosa bella di Rita è che fa viaggi dove c'è sempre un pizzico di gastronomia, perché se trova un ingrediente che le piace o il marito trova qualcosa di interessante, ma vedi che è subito recettiva. Tu devi sapere, mio caro Giacomo, che ovunque io vada nel mondo, il luogo preferito per me sono i supermercati, i mercati, quelli rionali. Cioè io vado a comprare cibo, parto sempre con una valigia vuota e torno con una valigia piena, stracolma. Questi non ti servono sì, più? Sì, anche io li voglio. Rita, non abbiamo detto ancora storia della Pavlova, che è una storia affascinante. Una storia molto bella, una storia d'amore. Ecco, andiamo verso San Valentino. Era una ballerina lei? Lei era una ballerina, Anna Pavlova. Giunse in Nuova Zelanda, un cuoco, il cuoco dell'hotel presso il quale lei risiedeva, si innamorò perdutamente di questa ballerina e incominciò a seguirla. Sai, lei ballava, faceva queste performance in teatro tutte le sere, e quindi in suo onore, in onore del suo tutù così delicato, insomma, inventò questa ricetta tutta bianca, la meringa, la panna, e le diede alla ricetta il nome della ballerina stessa. Quindi lei si chiamava Anna Pavlova, quindi Pavlova. Ci siamo. Senti, ma leva un po' di gambi però. Cioè, dici che non li possiamo mangiare i gambi? I gambi io li leverei magari. Allora, no? Li leviamo. Allora. Abbiamo le forbici, vogliamo fare un bel lavoro? Sistemiamole allora. Tutte lì, guarda, sull'alzatina. Qui. Sì. Allora, io direi davanti quelle di Rita, perché non c'è proprio paragone. Guarda, su questa? Andate perfetto. Piano che io non me ne vado senza ecco. Decorare quest'ultima, perché questa mi sta venendo particolarmente bene. Il tuo cuore, qui. Ecco. Questa, tutta dorata. E queste che sono qui, non so, le vogliamo, o le lasciamo lì, guarda, quelle lasciamo lì e prendiamo anche ma questa. Ma che meraviglia! E le possiamo mettere qui, magari queste Rita, due tu le sai sistemi. Che io le devo portare al nostro pubblico. Ma certo, yeah. Oggi, perché loro oggi mi aspettano. Una no. Bella collezione. Perfetto, allora, giusto questo, volevo dire, magari le giornate sono un po' così a volte, se la vita non vi sorride, la Pavlova invece sì, perché è bello divertirsi e ridere anche per quello che riguarda la cucina. Ma il nostro Giacomino, ma che meraviglia, Giacomo. Rita bravo, Monastero, bravo. Grazie per grazie, tutto ciò che ci hai Rita, creato quest'oggi. Grazie, amici. A grazie, presto. Rita. Alla prossima, grazie.